ogni giorno è il giorno giusto, ogni tempo è il tempo giusto, qui ed ora, come dicono, no? Siamo imperturbabili. Cantiamo tre om. Appoggiamo le mani indietro, inspiro cuore al cielo, lascia cadere il tronco in avanti, inspiro mano destra al cielo, espirando mukula, bocciolo, inspiro mano sinistra al cielo, espirando mukula, bocciolo. Inspiro, mano destra, oltre il ginocchio. Espirando, torno. Inspiro, l'altra mano. Espirando, torno. Mani indietro. Inspiro, cuore al cielo. Su fuori tutta la tensione, inizia a mobilizzare bene tutta la tua colonna. Inspiro mano destra al cielo, apri lo spazio, espirando mukula, bocciolo. Inspiro mano sinistra, espirando mukula, bocciolo. Inspiro mano alla padma, oltre al ginocchio. Espiro, torno, mano alla padma, illuminazione, oltre il ginocchio. Espiro, torno, apnea, polmoni vuoti, fuori tutto. Inspiro, appoggia le mani indietro, arca bene la tua schiena, esci dal tuo corpo, lascia cadere il tronco in avanti. Inspiro mano destra al cielo, espirando mukula, lo sguardo segue la mano. Inspiro mano sinistra su, espirando mukula, bocciolo. Inspiro mano alla padma, oltre al ginocchio, avvitati tutto. Espirando al centro, inspiro mano alla padma, altro ginocchio, espiro mano al centro, alla padma completa, che vuol dire fiori di loto, illuminazione, si sgrana bene le mani, senti questa forza dentro le mani, fuori tutta l'aria, apnea, polmoni vuoti. Inspiro, lascia, buono. Appoggia le mani indietro, libera i piedi, incrocia, sposta il peso in avanti, bel gatto. Inspiro tigre, via grasana, espirando gatto, marjari hasana. Inspiro tigre,
Espirando gatto. Inspiro tigre, punta i piedi. Scana faccia in giù, facilitato, ginocchia piegate. Inspiro tigre, arca bene la schiena. Espirando gatto, risucchia bene le pelvi. Inspiro tigre, punta i piedi. Scana faccia in giù, facilitato, tieni le ginocchia piegate, spingi bene con i piedi, con le mani. Inspiro tigre, arca bene la schiena. Espirando gatto, risucchia bene l'ombelico. Inspiro tigre, punta i piedi. Scana faccia in giù, facilitato. Vieni avanti con la testa, posizione da piegamento, plank, infila bene la coda tra le gambe, buono. Sglutea il cielo, cana faccia in giù. Posizione da piegamento, plank, buono. Sglutea il cielo. Posizione da piegamento. Sglutea il cielo. Appoggia le ginocchia, tigre. Espirando, stavolta andiamo bambino, Balhasana. Le mani vanno in avanti, proprio allungati, allungati, allungati. Resta qui qualche respiro. Senti il sole, la pioggia, tutte queste contraddizioni. Hatha, sole, luna. Solo le mani vanno in avanti, inspiro ti allunghi, se esce cadere i gomiti, solleva la testa, in, espirando un bel gatto, lascia le mani ben avanti, spingi il bacino avanti, avvita bene le scapole, avvicina bene le scapole, guarda il cielo, scana faccia in giù, posizione da piegamento, vieni avanti con la testa, dammi un piegamento, cana faccia in su, cana faccia in giù, posizione da piegamento, piegamento, cana faccia in su, distendi bene i gomiti, spalle lontane dalle orecchie, scana faccia in giù, inspiro, posizione da piegamento, santolasana, piegamento, chaturanga dandasana, cana faccia in su, urdhva mukha, cana faccia in giù, hado mukha. Inspiro, santolasana, posizione da piegamento, piegamento, chaturanga, cana faccia in su, urdhva mukha, cana faccia in giù, hado mukha. Resta qui. Piano, cammina con i piedi verso le tue mani, appoggia le mani sulle tue caviglie, piega le ginocchia e poi distendi le ginocchia, piega le ginocchia, distendi le ginocchia, piega le ginocchia, distendi le ginocchia, piega le ginocchia. Piano, distendi le ginocchia. Appoggia le mani sulle ginocchia. Ginocchia un po' piegate magari. In, allunga la schiena, guarda in avanti, guarda in alto. Guarda il sole. Ecco. C'è un arcobaleno dietro a voi. Espirando, attiva bene l'ombelico e piano vieni su. Ok, lì c'è un arcobaleno. Lo vedete? Lo vedo solo io, sopra la casa. Ah, vedi, no? La rifrazione dell'acqua, cosa fa? E facciamo questi saluti al sole. Iniziamo con il saluto al sole della Ashtanga Vinyasa. Piedi uniti, piedi in Sama. Rilassa bene giù le spalle. Allinea bene lo sterno. Sguardo all'infinito, uno sguardo esattamente avanti a te. Senti l'energia. Lascia che il respiro dia spazio, apra bene il tuo corpo, questa forza dall'interno che fa espandere bene il tuo corpo. Lo facciamo prima una volta molto lentamente, poi facciamo altre due volte con il vinyasa corretto. Semplicemente le braccia escono verso fuori e andiamo a guardare le mani su. Hastasana, rimani qui. Sguardi i pollici,
Ombelico risucchiato, spingi bene con i piedi, ma soprattutto risucchia bene l'ombelico. Da qui inspira bene, allungati, devi toccare la tettoia. Su, devi proprio toccarla. Solo dopo che l'hai toccata, ti tuffi in avanti. Lascia cadere bene tutto giù, resta qui. Puoi piegare un po' le ginocchia se vuoi, ma le mani devono sfiorare o toccare il pavimento. E piano, l'idea è di allungare la schiena, guardare in avanti, fai forza un po' con i polpastrelli, ti allunghi in avanti, guarda in avanti, lascia un contatto con il pavimento, guarda bene avanti, lo sguardo in mezzo alle sopracciglia. E da qui, piano piano, passo passo dietro, due grandi passi dietro, e ci troviamo in posizione da piegamento, in Chaturanga Dandasana. Coda ben tra le gambe, non lasciate giù il bacino. Ecco, coda, e attiva bene l'ombelico, spingi, ecco, spingi la coda tra le gambe. Ancora di più coda tra le gambe, sei un po' così. Ecco, ancora di più. Da qui facciamo un piegamento, i gomiti vanno alle coste, gomiti alle coste. Nulla tocca, solo mani e piedi. Non tocca niente, tutto sollevato. Spingi i talloni avanti, cana faccia in su. Spalle lontanissime dall'orecchia. Avvicina le scapole, non lasciare le spalle in avanti. Scapole vicine vicine. Bei respiri. Scana faccia in giù. Tre lunghi respiri qui. Piega le ginocchia un po', guarda le mani. Cammina o balzo, anzi camminiamo avanti con i piedi, piano piano. Guarda in avanti, allungati. Si lascia cadere giù la testa, il cuore, fuori tutta la fatica. Inspiro, allunga la schiena, guarda in avanti. Le mani vanno dietro, lato e su. Espirando mani davanti al cuore. Samastitihi. Adesso lo facciamo col vinyasa corretto. Vinyasa vuol dire concatenare il movimento con il respiro. Inspiro, hastasana. Padastasana, ti tuffi in avanti. Inspiro, allunga la schiena, guarda, alza il cuore. Piegamento. Fino a giù. Cana faccia in su. Cana faccia in giù. Tre respiri qui. Piega le ginocchia, cammina o balzo tra le mani, inspira, guarda in avanti, si lascia cadere giù il tronco, inapri bene il petto e sali, mani dietro, lato, su, espirando mani davanti al cuore, samastiti, attiva bene l'addome, senti questa connessione, questa compattezza del centro, facciamo ancora una volta, inspira, hastasana, padastasana, Uttanasana, alza il cuore. Chaturanga Dandasana, piegamento. Cana faccia in su. Urdha Mukha. Cana faccia in giù. Adho Mukha. Tre respiri qui. Lascia pesare bene giù la testa. Piega le ginocchia, guarda le mani, balzo o cammino, inspiro. Si lascia cadere giù la colonna. Le braccia vanno dietro, lato su. Allungati, allungati, attiva bene l'ombelico. Espirando, samastitihi. Resto qua, abbiamo fatto la prima serie di tre. Questi numeri nello yoga non sono casuali, sono numeri sacri, sono numeri... che derivano da una lunga tradizione. E anche il 4x3, che viene 12, anche il 12 è ovviamente un numero molto, molto potente nello yoga. Lascia andare bene giù le spalle, risucchia bene l'ombelico.
Vabbè, sta qui un attimo. E facciamo 3 volte in salute del Hatha Yoga. Ok? Piano da qui, piano le mani salgono e anche vado un po' oltre. Ciò che nella Ashtanga non si fa, nella Ashtanga ci fermavamo qui, invece nell'Hatha si va un po' oltre. Spingi il bacino avanti, vai e guardiamo un po' dietro. Ti tuffi in avanti. Lo faccio con voi, così ci capiamo bene. Solleva il piede destro verso il cielo, alto, alto, alto. Tocca la tettoia con l'alluce. Grandissimo passo indietro col piede destro, gigantesco passo indietro. Lascia andare giù il ginocchio destro, quello del piede destro, ma soprattutto lascia cadere bene giù il bacino. Spingi il bacino avanti e facciamo posizione equina. Apri bene il dito delle mani, cuore al cielo. Appoggia le mani, punta il piede dietro, cane a faccia in giù. Appoggia le ginocchia, tigre, posizione della tigre, o posizione a 6 punti, 2 mani, 2 ginocchia, 2 piedi. Aggiungiamo 2 punti, lo sterno e il mento. Esattamente lo sterno tra le mani e il mento lontano qui. Coda in su. Inspiro, cane a faccia in su. Spingi con i piedi, stacca le ginocchia. Scane a faccia in giù. Piede destro tra le mani. Appoggia giù ginocchio sinistro, collo del piede sinistro, posizione equina. Senti questa apertura. Lascia cadere bene giù il bacino, avvicina bene le tue scapole. Guarda il cielo, prendi il sole. Non farti scappare nessun fotone. Prendi tutto, 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 come una spugna. Piano, appoggia le mani. Mani e piedi si uniscono in avanti, così. Buono. Inspiro, piano, sali, sali su. Allungati, 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 allungati. Espirando, mani davanti al cuore. Ok. Facciamo la stessa cosa a sinistra in maniera un pochino più dinamica. Inspiro. Ti apri anche oltre la linea. Sti tuffi. Inspiro, vieni su col piede sinistro, tocca la tettoia, piede sinistro lontano, lontano, lontano. Appoggia giù ginocchio sinistro, quello del piede sinistro, ma soprattutto ricordati il bacino giù. Piano, posizione equina. Piano, appoggia le mani, punta il piede, cane a faccia in giù. Posiziona giù le ginocchia, posizione della tigre. Posizione a 8 punti, lascia il gluteo in alto. Piega solo i gomiti, appoggia lo sterno tra le mani. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Piede sinistro tra le mani. Lascia cadere giù il ginocchio, collo del piede, bacino. Posizione equina. Apriti. Senti proprio lo sterno che si apre. Mani e piedi tutto vicino, tutto unito. Inspiro, sali su, tocca il cielo. Mani davanti al cuore. Buono. Adesso lo faccio a specchio con voi, lo facciamo in maniera più dinamica. Ok, inspiro, allungati, apriti. Sti tuffi. Piede destro al cielo, inspiro. Espirando giù, appoggia ginocchio, piede, collo del piede. Inspiro, posizione equina, apriti. Scane a faccia in giù. Appoggia le ginocchia, tigre, guarda il cielo. 8 punti. Cane a faccia in su. Distendi bene i gomiti, spalle lontane dalle orecchie. Cane a faccia in giù. Piede destro tra le mani, inspiro, posizione equina subito. Mani e piedi vicini. Inspiro, ti apri e sali. Espirando, samastitihi. Se volete facciamo questa apertura qua, inspiro. Sti tuffi. Piede sinistro al cielo, in. S'appoggia giù piede, ginocchio, quello del piede. In posizione equina, apriti.
dall'interno, scana faccia in giù, appoggia le ginocchia, tigre, 8 punti, piega solo i gomiti, cana faccia in su, cana faccia in giù, piede sinistro tra le mani, inspiro, posizione equina, subito, mani e piedi tutto vicino, inspiro, sali, allungati, cresci, samastiti, buono, buono. Resto qui, facciamo l'ultima volta, perché questa nell'elata si fa a destra e a sinistra, avete visto? Tan, tan, tan. Faccio, in realtà se ne fanno 6. Spalle ben giù. Facciamo una bella apertura, proprio come si fa nell'elata. Inspiro su. Quasi le mani vanno verso dietro. Sti tuffi, tocca a me, vai giù. Piede destro al cielo. Si appoggia il piede lontanissimo, ginocchio, quello del piede. In posizione equina. Scana faccia in giù, appoggia le ginocchia, tigre, 8 punti, cana faccia in su, cana faccia in giù, piede destro tra le mani, inspiro, posizione equina subito, sì esatto, mani e piedi tutto vicino, inspiro piano sali, su 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 su, mani davanti al cuore, sinistra, inspiro, sti tuffi, piede sinistro al cielo, si appoggia al piede, con il piede, posizione equina, cana faccia in giù, tigre, 8 punti, gomiti sfiorano le coste, cana faccia in su, cana faccia in giù, piede sinistro tra le mani, in posizione equina subito, sgrana le dita e le mani bene, mani e piedi si toccano, in, apri bene il petto e sali, mani davanti al cuore, resta qui, rimani dentro al lavoro, non movimenti inutili, lascia il respiro, che continui a lavorare. Senti come questi esercizi smuovono non solo le nostre articolazioni, non solo i tessuti, ma anche qualcosa di più profondo, di energetico. Il saluto al sole nella tradizione serve per rendere divina la vita umana. Perciò non è un semplice esercizio fisico. E farei, se volete, come state? Tutti vivi? Sì, beh, tu sei... Come va con te? Beh, così mi piace. Facciamo 3 volte i saluti al sole della Ashtanga Yoga B, che è una modifica rispetto al primo che abbiamo fatto. Ve lo guido. Facciamo sempre una volta piano, poi si va un pochino più veloci. Spalle ben giù, che non è veloci, si va dentro al vinyasa, si mette un altro ingrediente, si concatena il movimento con il respiro, all'inizio lo facciamo solo per capire la sequenza, si parte da qui, piano le mani vanno su e facciamo Hastasana, ti allunghi, resta qui un attimo, angeli mudra, lascia andare bene giù le spalle se puoi, sguarda i tuoi pollici, risucchi all'ombelico, spingi bene con i piedi, non spingere le ginocchia indietro, le ginocchia non sono iperestese. E poi ti tuffi in avanti, come ho fatto prima, uguale, 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 bel tuffo. Piega le ginocchia, se le mani non toccano il pavimento, devi piegare le ginocchia in modo tale che le mani toccano il pavimento. Se anche piegando non toccano, metti le mani sulle tibie, ma qua tutti tocca. Inspiro, allunga la schiena, guarda in avanti, con lo sguardo al terzo occhio. Espirando, piegamento, chaturanga, con balzo se vuoi. Cana faccia in su. Ok. Cana faccia in giù. Ruota piede destro, avanti piede sinistro, tra le mani. Sì? Perché ruota piede destro, avanti piede sinistro? Voi avete fatto... Ecco, esatto, sì. Non capivo più. Perché io dico quello che dovete fare voi.
ma faccio lo specchio vostro, è più semplice. Piano spingi con il piede che sta sotto, perciò il vostro piede sinistro spinge, e piano andiamo su in guerriero 1. Espirando un cerchio enorme e direttamente in Chaturanga Dandasana. Cana faccia in su, cana faccia in giù. Ruota sinistra, avanti piede destro, inspiro, Virabhadrasana 1. Prendi l'energia dell'universo, ridalla alla terra. Cana faccia in su, cana faccia in giù. Tre lunghi respiri qui. Lo facciamo proprio bene bene, ve lo guido proprio come dovrebbe essere fatto correttamente. Piega un po' le ginocchia, solleva tanto i talloni, guarda le tue mani. Ok, ginocchia un po' piegate, talloni altissimi come quando metti i tacchi. Guarda le tue mani. Inspiro, non fare niente. Fuori tutta l'aria. Rimani in apnea, polmoni vuoti, e in apnea fai il balzo. E quando inspiri allunga. Lascia cadere giù la colonna. Inapri bene il petto e piano sali su. Ti allunghi, espirando mani davanti al cuore. Ok, facciamo altre due volte con il vinyasa. Questa sequenza. Piedi uniti uniti, piedi in sama. Attiva bene il pavimento pelvico, il muladhara chakra ben attivo. Spalle invece ben rilassate. Ujjayi. Questo sibilio. Inspiro, Hastasana. Padastasana, ti tuffi. Uttanasana, guarda avanti. Piegamento direttamente. Chaturanga Dandasana, piega i gomiti. Cana faccia in su, in. Cana faccia in giù, Ruota piede destro, avanti piede sinistro. Inspiro, Virabhadrasana 1. Direttamente in Chaturanga Dandasana, mi fermo qua. Piega i gomiti, giù. Cana faccia in su, e. Cana faccia in giù, Ruota sinistra, avanti destro. Inspiro, Virabhadrasana 1. Cerca di seguire bene il vinyasa. Piegamento, Chaturanga Dandasana. Cana faccia in su. Con la faccia in giù. Tre lunghi respiri qui. Spingi bene i glutei in alto. Lascia cadere bene giù la testa. Fuori tutta l'aria. Piega le ginocchia un po'. Solleva i tacchi. Guarda le mani. In apnea balzo. Inspiro, ti allunghi. Lascia cadere tutto giù. Inapri bene il petto e sali. Espirando, Samastitihi. Resta qui, piedi in sama, uniti. Lo facciamo ancora una volta. Sono tanti ingredienti da mettere dentro. Vai piano. Cerchiamo di lavorare magari sulla corretta respirazione. Ascoltate, io vi do sempre l'indicazione cosa fa il corpo e cosa fa il respiro. Inspiro, ti allunghi. Ti tuffi. In, allunga bene la schiena. Piegamento, fuori l'aria. Cana faccia in su, in. Cana faccia in giù. Inspiro, ruota a destra, avanti sinistro. Finisci su, in inspirazione. Finisci in Chaturanga Dandasana, in apnea polmoni vuoti, qua. In, cana faccia in su. Cana faccia in giù. Ruota sinistra, avanti destro. Inspiro, guerriero 1, gigante. Piegamento. Cana faccia in su. Cana faccia in giù. Tre lunghi respiri qui, testa pesante, mani in spinta.
un bel Ujjayi. Fuori tutta l'aria, piega le ginocchia, alza i tacchi, guarda le mani. Balzo, inspiro, ti allunghi. Apri bene il petto e sali. Mani davanti al cuore. Buono, buono, buono. Lascia andare giù le braccia. Facciamo l'ultima sequenza. Abbiamo fatto 3 saluti della Ashtanga, 3 saluti della Hatha, altri 3 saluti della Ashtanga B, perciò quelli più con i guerrieri, con il Virabhadrasana, chiamati anche saluto di Virabhadrasana. E facciamo invece adesso i più antichi saluti che conosciamo, che sono i saluti al sole vedici. Sono i più belli in assoluto. Spalle ben giù. Parti con il palmo verso dietro. Facciamo solo questo. Inspiro. Senti il cuore che si apre. Come una conchiglia che si apre. Inspiro. È un mondo che cambia. Il sole che sorge dentro di te. Non metterci rigidità. Inspiro. Proprio un fiore che si apre. Prendi questa qualità che tutti conosciamo quando vediamo i fiori che si aprono. Sì. Inspiro. Sempre in questo tempo respiratorio aggiungiamo un piccolo dettaglio. Inspiro. Buono. Inspiro. Sì, inspiro. E lui. Sempre in questo tempo respiratorio aggiungiamo un altro piccolo dettaglio. Inspiro. In Angeli Mudra. Un unico grande in, un'unica grande es. In. È ricco di dettagli questo movimento. Vai piano. Inspiro. Sì. Inspiro. In questo movimento è chiaro che non è un atto ginnico, ma è un atto devozionale, un atto rituale. Inspiro. Aggiungiamo un altro dettaglio. Inspiro. Ti fermi qua su. Apnea polmoni pieni. Guarda in avanti. Guarda a me. Guarda in avanti. Solleva i talloni. Mantieni l'apnea polmoni pieni. Appoggia i talloni. Arca la schiena. Vai a guardare qualcosa che sta dietro. Espirando torna da dove siamo venuti. Sì. Inspiro. Apri i polmoni pieni, guarda avanti, solleva i talloni. Appoggia i talloni, arca la schiena. Espirando piano giù. Inspiro. Guarda avanti, solleva i talloni. Appoggia i talloni, arca bene la schiena. Espirando pianissimo giù. Buono. Inspiro. Guarda avanti, solleva i talloni, attiva bene l'ombelico. Appoggia i talloni, arca bene la schiena. Espirando piano giù. Quello mi ha fatto ben più di 3. E piano rilasso un attimo, resto qui. E piano lascio. Qualcuno ha un orologio, forse perché non mi rendo conto? 17 manca.
No, dimmi l'ora. 15:42. Oh, ok, buono. Manca 18, vedi, voleva già rubare un minuto. Lascia venire giù le spalle. 14:42. Vedi che se andavamo più in là c'era il sole, perché la casa ci fa l'ombra, ma va bene, va bene. Andiamo piano giù e concludiamo un po' il lavoro. Com'è andata? Bene. Andiamo giù, con che saluto al sole? Ma scelgo io, dai. Della stanga, dai. Inspiro, apri bene il petto. Sti tuffi. In, allunga bene la schiena, guarda avanti. Piegamento. Perciò chaturanga dandasan. Piegamento è questo. Cana faccia in su. Cana faccia in giù. Guarda le mani. E piano, andiamo pianissimo, come vuoi, a sederci giù. Oh, ma se ci si scalda non c'è, non fa freddo. Piedi, mani sulle ginocchia. In, allunga bene la schiena. Es, arrotonda la schiena. Inspiro, allunga bene la schiena. Cammina un po' avanti col bacino se vuoi, in modo tale da avere un po' di tappetino dietro. Es, arrotonda la schiena. Assicurati di avere tanto tappetino dietro. Inspiro. Estendi la colonna, cammina bene avanti, cammina avanti, cammina avanti. Es, arrotonda la schiena. Inspiro. Estendi bene. Es, arrotonda la schiena. Inspiro. Estendi. Es, arrotonda la schiena, fuori l'aria, apnea polmoni vuoti, ti lasci rotolare giù e poi torni su, senza che i piedi tocchino. Piano, sì, dopo finiamo con quello lì, facciamo un paio di volte di rolling like a ball. Allunga bene la colonna, arrotonda la schiena. Quando vado giù non tocca la testa e poi appoggio consapevolmente i piedi. Es, arrotonda la schiena e stavolta vado giù e rimango giù. Buono. Dondola un po' a destra, un po' a sinistra, ginocchia al petto. Dondola, dondola. Piano ti fermi, appoggia i piedi sul pavimento, spingi bene con i piedi, vieni su con la bassa schiena, con la zona lombare, fino alle scapole, se vuoi fino alle spalle. Spingi bene il bacino in alto. Spingi bene il pube in alto. Cerca di rilassare tutto ciò che non serve. Rilassa bene le dita delle mani, rilassa bene la mandibola. Lascia pesare bene giù la testa, le spalle. Appoggia bene i piedi. E poi lentamente vai giù solo con la zona toracica, solo la zona toracica. E torna su, quando la zona toracica finisce, perciò da quando arrivi verso la 12ª vertebra toracica, torna su verso le spalle. Fai un paio di volte solo questo percorso, appoggia giù la zona toracica, solo le vertebre toraciche, e poi piano torna su. Andiamo a massaggiare un po', a mobilizzare un po' la zona toracica, vai e torna un paio di volte. Vai su e rimani su, vai, respiri, attiva bene l'addome, spingi bene il pube in alto, rilassa tutto ciò che non serve.
Assicurati che le ginocchia siano ben rivolte verso l'alto, i piedi ben appoggiati. E stavolta andiamo piano giù, la zona toracica, 12 vertebre toraciche, e poi anche la zona lombare, 5 vertebre lombari. E poi piano torniamo su, 5 vertebre lombari salgono e poi le 12 toraciche. Cerca veramente di contare, di mobilizzare. Fallo un paio di volte, giù la zona toracica, poi la zona lombare. I glutei non toccano ancora, mai. I glutei sono sempre sollevati. E poi piano vieni su, fallo con il tuo respiro un paio di volte, con la tua velocità. E poi piano vai su e rimani su. Piedi che spingono, spalle rilassate, pube in alto. Senti i glutei che lavorano. Piano lentamente scendi giù, le 12 toraciche, le 5 lombari. Piano il sacro e i glutei. E poi piano ricomincia dai glutei. Sacro, 5 le lombari salgono, le toraciche salgono fino alle spalle. E poi piano scendi, fallo tu con il tuo tempo, con il tuo respiro. Dai ad ogni vertebra il tempo di cui ha bisogno. Magari una certa zona della colonna la mobilizzi con una certa velocità. Un'altra deve andare più lento, è normale. È come una catena arrugginita che magari ha bisogno di più tempo per liberarsi, per articolarsi. E piano vai su e resta su. Ma sei su con la schiena ben libera, disarticolata. Regalati dei bei respiri. Incrocia le dita delle mani dietro la schiena. Avvicina bene le scapole. Spingi bene con le mani. Spingi bene con i piedi. Spingi bene il pube in alto. Attiva bene l'addome, spingi bene il pube in su. Se senti dolore alla schiena, 99% è perché l'addome è rilasciato. Attiva bene l'addome, risucchia bene l'ombelico. Libera le braccia. Allontana un po' le braccia dal tronco e lentamente appoggia giù solo le vertebre toraciche. Senti proprio una vertebrina alla volta che tocca il pavimento. Poi solo le vertebre lombari. E piano piano sacro, glutei. E quando vuoi, distendi un ginocchio, distendi l'altro.
Gira la testa un po' a destra, un po' a sinistra. Poi piano ti metti su un fianco. Aiutati con le mani e piano piano vieni su. Poggia bene gli ischi. Lasciamo scivolare bene giù le spalle. Quando l'aria esce, stringi i pugni partendo dal mignolo, mignolino, anulare, medio, indice, e il pollice chiude. Quando inspiri dal pollice, indice, anulare, no, medio, anulare, mignolo. Continua questo gioco, l'aria esce dal mignolino fino al pollice. L'aria entra dal pollice fino al mignolino. Mantieni questo movimento con le dita, questo mudra delle mani. Non tanto pensare a un esercizio ginnico, senti l'energia, la consapevolezza. Il chi, il prana, non è niente altro che consapevolezza diretta dove vuoi tu. Rimani piano con le mani aperte, perciò alla fine di una tua inspirazione e poi piano piano avvicina senza mai toccare solo pollice e indice. Pollice e indice si sfiorano, non si toccano, si sfiorano, spalle rilassate, le altre dita sono rilassate. Senti questo tocco non tocco, questo eterno dubbio che devi avere, sto toccando, non sto toccando, devi sentire l'energia che passa. Facciamo risuonare tre om. Mani davanti al cuore. Namaste.